Signore e signore, buonasera. In occasione del 30° anniversario della liberazione di Firenze, va ora in onda una trasmissione sperimentale con alcune interviste condotte dal dottor Achille Vuturo. Telespettatori, buonasera. Prima di trasmettervi le interviste condotte nei giorni scorsi, debbo avvertire che tali interviste sono state registrate alla vigilia dell'attentato al treno Italicus. Vogliamo aggiungere il nostro al generale sdegno. Ma vogliamo anche aggiungere, in occasione di questa libera trasmissione, che noi chiediamo a viva voce non solo e non tanto la punizione dei criminali autori dell'attentato, quanto e soprattutto di coloro che direttamente o indirettamente, da posizioni chiare o equivoche, ispirano, magari al coperto di posizioni di potere, tali azioni criminose, e rendono quindi fertile quel terreno delle eversioni che non può trovare ricetto in una società veramente democratica, in una società veramente libera. Domani ricorre il 30° anniversario della liberazione di Firenze. Questa ricorrenza cade in un momento particolarmente difficile per il nostro Paese, per le condizioni generali e per un'apparente crisi delle stesse istituzioni democratiche. Abbiamo detto apparente perché proprio in questo momento abbiamo peraltro netta l'impressione che l'opinione pubblica italiana non sia disponibile per un'inversione di tendenza per quanto concerne insopprimibili diritti di libertà. Questa trasmissione ne è in definitiva una riprova. Bolella, professor Aghianti, che è stato il protagonista, direi, che è stato la punta di diamante di quel periodo storico, di quel periodo direi soprattutto storico per la nostra Toscana, e che ha sentito quello che è stato un po' la impostazione di questa trasmissione. Indipendentemente, professore, che abbiamo sentito la necessità, oltre ad averla come protagonista assoluto di questa nostra trasmissione, ascoltare anche il parere del Presidente della Regione, Avvocato Lagorio, del professor Luigi Tassinari, presidente dell'amministrazione provinciale, e dell'avvocato Luciano Bausi, sindaco di Firenze. Dicevo, professore, abbiamo preferito, direi quasi era un diritto acquisito il suo, averla per primo fra i nostri graditissimi ospiti. Ed è una domanda che desideriamo formulare a lei ed è una domanda che andremo a porre agli altri nostri ospiti. E cioè, sarebbe opportuno, quello che noi chiediamo a lei, professore, di rievocare per i fiorentini che in questo momento ci vedono e ci ascoltano la data dell'11 agosto 1944, illustrandone soprattutto la portata, il valore degli atti allora compiuti, ma non come una mera celebrazione, ma bensì come una conferma, una riaffermazione di certi principi. L'11 agosto è una data commemorativa, ma è una data terminale. In quella giornata il Comitato di Liberazione Nazionale ha assunto e esercitato i poteri di governo provvisorio e ha dato l'insurrezione e la liberazione della città contro i tedeschi e i fascisti da parte delle forze partigiane che il Comitato stesso aveva organizzato. Il significato storico di questa giornata si concentra in questi due punti essenziali. Non è che nel nostro Paese siano mancate, prima e dopo il 25 luglio, cioè dopo la caduta del fascismo, delle grandi partecipazioni di popolo e di massa alla resistenza, anche alla resistenza armata, cominciando dalle giornate di Napoli. Ma
occorre ricordare che la caduta del fascismo e il tentativo di recupero dello stesso fascismo dalla parte della monarchia aveva portato alla firma della pace punitiva, con tutte le conseguenze politiche per l'Italia che ben presto, anzi immediatamente, si rivelarono nella loro gravità. Anzitutto con la fuga del monarca e del suo governo e con lo sfaldamento dell'esercito e di ogni resistenza contro l'occupazione tedesca. 45 giorni da una parte furono la prova evidente dell'abbandono del governo del Sud, che aveva ceduto ai tedeschi occupanti tutta l'Italia centrale e settentrionale. D'altra parte si assistette al tentativo della monarchia di farsi riconoscere come unica garante della pace punitiva contro l'Italia che gli alleati avevano voluto. In queste circostanze quasi disperate, durante i 45 giorni si ricostituirono tutti i partiti politici democratici italiani e già all'8 settembre, cioè all'atto di fuga del monarca e del governo monarchico, in quasi tutta l'Italia occupata dai tedeschi erano sorti i comitati di liberazione nazionale, a partire dal Comitato Centrale di Liberazione Nazionale di Roma. Non posso non riferirmi al più grave problema di quei giorni. Il Paese aveva un governo che si diceva legittimo e assumeva su di sé la continuità statale, quindi anche la continuità del fascismo, come noi giustamente osservavamo. Dall'altra parte era sorta una repubblica fascista messa su dai tedeschi, la Repubblica di Salò. Erano due governi. In mezzo c'era il Comitato di Liberazione Nazionale. Come uno dei protagonisti di quel ciclo politico, posso attestare che non fu lieve preoccupazione da parte nostra di costituire un altro governo fra due governi in Italia, ma fummo persuasi a farlo per due ragioni. La prima, perché il Comitato di Liberazione Nazionale rappresentava il Paese, il popolo, come non lo rappresentavano né la monarchia né la Repubblica di Salò. La seconda ragione è che il Comitato di Liberazione Nazionale voleva la liberazione d'Italia dai tedeschi e dai fascisti e voleva operarla con le forze del popolo italiano e non solo con gli eserciti alleati. Voleva cioè una guerra di liberazione che fosse anche una guerra di riconquista della libertà, della democrazia e degli istituti di giustizia che comporta ogni paese democratico. Il Comitato Toscano di Liberazione Nazionale fu costituito nel settembre stesso del 1900 e la lotta fu subito iniziata. Il combattimento di Valibona ed altri a nord di Firenze furono fra i primissimi che avvennero in Italia contro i tedeschi e mi piace ricordare che i partigiani erano di tutti i partiti, non solo, ma erano di tutti i paesi. A Valibona cadde un russo, in altri scontri caddero degli inglesi e degli americani, ex prigionieri liberati, che parteciparono anch'essi alla nostra lotta. Negli 11 mesi di guerra durissima sul nostro suolo,